Benvenuti alla TV Web, il servizio di informazione settimanale della Polizia di Stato. Progetto Antiviolenza sulle Donne. Si chiama così l'iniziativa promossa dalla Questura di Brindisi per far conoscere ai cittadini la normativa vigente in materia di femminicidio e di violenza di genere. Questa del Camper Antiviolenza è una iniziativa che si colloca in un progetto più ampio che la Questura di Brindisi ha inteso attuare nell'ambito dell'azione di contrasto al fenomeno della violenza di genere. Siamo consapevoli che una più efficace attività in termini preventivi passi anzitutto attraverso un'adeguata informazione. Per questo abbiamo realizzato delle brochure esplicative che consegniamo per la diffusione in occasione delle giornate previste. Nel corso di questa prima settimana sono stati infatti distribuiti oltre 100 opuscoli e raccolte 15 denunce di quelli che vengono comunemente definiti reati sentinella e abbiamo anche raccolto 12 istanze di ammonimento da parte del questore in ossequio alla legge anti-stalking. La Questura di Matera ha realizzato alcuni video tutorial sui pericoli della rete. Il primo spot affronta l'argomento dello stalking online. Sì, ormai dobbiamo registrare, la maggior parte dei reati si è spostato in rete e lo stalking è proprio un caso classico perché effettivamente la possibilità di poter parlare, di poter chattare nel buio della propria stanza, convinti appunto anche nascosti dall'anonimato di non poter essere scoperti, amplifica le pulsioni di qualsiasi persona che magari in un contatto diretto avrebbe sicuramente più ritrosia a manifestarsi. Che cosa può fare la persona che è vittima dello stalking? Assolutamente, come abbiamo visto in questa scena, è chiamare immediatamente la polizia o la polizia delle comunicazioni, che è proprio specifica per i reati online. Perché diciamolo, alla fine al colpevole si arriva sempre. Sempre, non c'è possibilità di sfuggire, ogni computer ha un codice e mediante degli accertamenti si arriva al responsabile di questo tipo di reati. Noi lo ricordiamo, lo stalking online a maggior ragione è un reato. Limitare la possibilità di una persona nei propri contatti, nella propria vita, è un reato. Non è possibile essere vittime di persone anche delle loro attenzioni più apparentemente affettuose, perché questo significa non essere più liberi. Sempre dalla Questura di Matera, vi proponiamo un altro filmato sulla pedofilia online. Potrete trovare entrambi i video sul canale YouTube della Polizia di Stato. Oh, che vuole questo, mo? In questo caso, dottoressa, abbiamo visto una serie di reati commessi attraverso la rete. Sì, e potremmo anche definirli reati più odiosi perché parliamo di scambio di materiale pedopornografico e adescamento di un minore. Questo esempio che abbiamo fatto vedere adesso è una storia a lieto fine dove appunto la polizia postale si sostituisce al minore e nell'adescamento del pedofilo ovviamente risponde poi la polizia e procede ovviamente all'arresto. Non sempre però il lieto fine è assicurato. In questo caso allora che cosa fare? Qual è il consiglio da dare soprattutto ai genitori? Sì, i genitori devono stare sempre vicino ai loro bambini, non si può lasciare un bambino da solo davanti internet perché la rete rappresenta sicuramente una grande possibilità ma anche un grandissimo rischio. I minori vanno controllati, la famiglia deve stare vicino ai bambini e dove ovviamente la famiglia non può c'è la Polizia di Stato. La foto della settimana è stata scattata domenica 23 marzo in piazza San Pietro, dove la banda musicale della Polizia di Stato si è esibita in occasione della 20ª maratona di Roma, con grande soddisfazione anche da parte degli atleti. Arrivederci al prossimo appuntamento settimanale con la TV Web della Polizia di Stato.